Onorevole Colletti. Nel frattempo salutiamo studenti e insegnanti dell'Istituto Comprensivo Statale di San Cipriano d'Aversa, in provincia di Caserta, che assistono ai nostri lavori dalla tribuna. Furnari di Lello. Ci siamo? Falcone. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Siamo a Liuzzi, numero 11. Onorevole Liuzzi, prego. Grazie Presidente. Sono davvero sorpresa del parere contrario a questo ordine del giorno. No, dicevo che sono veramente sorpresa del parere contrario a questo ordine del giorno, semplicemente perché si chiede al governo di fare una norma stabile per il divieto di partecipazioni incrociate tra imprese che si occupano di attività televisiva e le case editrici, scusate, le case editoriali. Questo va a tutela del pluralismo informativo, quindi dato che stiamo prorogando questa norma, è il sesto anno che proroghiamo questo divieto nato durante il governo Berlusconi, proprio su spinta dell'Autorità per la garanzia delle comunicazioni e la Corte Costituzionale, è incredibile come al sesto anno continuiamo sempre a prorogare il divieto, ma non si fa una volta per tutte una norma stabile. Ed è incredibile che ci sia il parere contrario del governo a questo ordine del giorno. Cioè io credo che questo parere contrario vada anche in maniera opposta a quello che prevede alla fine il decreto, perché se continuiamo sempre a prorogare questo divieto, credo che anche secondo il governo, anche nelle more del governo, sia fondamentale mettere un divieto stabile e continuativo, anche perché parliamo di informazione, parliamo di pluralismo informativo e sappiamo che questo Paese e questo governo nelle passate legislature ci ha abituato a abomini di ogni tipo. Per cui io chiedo davvero la motivazione, davvero non riesco a capire la motivazione di questo parere contrario, perché altrimenti significherebbe che il governo, ora questa è l'ultima proroga, l'anno prossimo non si prorogherà più e dall'anno prossimo si potrà finalmente, chi ha una televisione potrà acquistarsi un giornale editoriale. Questo credo che sia una cosa fondamentale e importantissima, che non vada presa alla leggera e credo che sia un argomento non da ordine del giorno ovviamente, ma credo che abbia una rilevanza e il governo deve rispondere assolutamente su questo punto, altrimenti qui iniziamo davvero a porci dei problemi per il futuro e a porci dei problemi anche di quello che succederà nel pluralismo dell'informazione. Grazie. La ringrazio, la votazione è aperta. Parere contrario. Vico, Piepoli, Patriarca. Santanchè. Dichiaro chiusa la votazione. La Camera respinge. Luigi Gallo. Parere contrario. Onorevole Gallo. Grazie Presidente. Pensavamo di dare un'altra opportunità a quest'Aula in Parlamento per eliminare una schifezza che c'è nella buona scuola, che è quella della chiamata diretta dei 11. docenti attraverso il dirigente. Io sono un docente che è stato in diverse